Ciao a tutti, io sono Francesco, sono un amico di vecchia data di Max, nonché suo ex compagno di università, e quindi anch'io sono un biotecnologo. Come vi ha già anticipato Max nel video delle novità del 2020, in questa serie 3D at Home vi mostreremo come fare dei semplici esperimenti con del materiale che potete trovare tranquillamente nella vostra casa o nel supermercato. Abbiamo deciso di partire con un video un po' particolare. Testeremo lo strano connubio fra scienza e ASMR. E cercheremo di farvi imparare facendovi rilassare, o nella peggiore delle ipotesi vi faremo addormentare al doppio della velocità. ASMR è un acronimo che sta per Autonomous Sensory Meridian Response, in italiano risposta sensoriale apicale autonoma, e viene definito in quest'articolo che trovate in descrizione come una sensazione di formicolio che parte dal cuoio capelluto e dal collo e si estende fino alle zone periferiche del corpo ed è generalmente associato a una sensazione di rilassamento e di benessere. Quindi mettetevi comodi, indossate le cuffie, alzate il volume e all'interno del pentolino. Portiamo il brodo ad ebollizione e mescoliamo fino a quando le polveri non si saranno completamente sciolte. Thank you.
mezz'ora all'interno del frigorifero, i nostri terreni sono perfettamente solidificati. Prendiamo la prima delle due piastre. Con un cotton fioc leggermente inumidito con un po' d'acqua, lo strofiniamo sulla nostra mano. E andiamo a passarlo sulla superficie della nostra piastra. Nella seconda piastra andremo ad appoggiare una vecchia spugnetta per lavare i piatti, premendola leggermente. Richiudiamo le piastre con i loro coperchi. Lasciamo le nostre piastre a temperatura ambiente per circa 2 o 3 giorni per favorire la crescita dei microrganismi. Questa è la piastra su cui abbiamo strisciato il cotton fioc che è stato precedentemente passato sulla mia mano. Possiamo notare la presenza di 3 differenti tipi di colonie. Delle colonie gialle di dimensioni piccole, localizzate all'incirca al centro della piastra, e 2 tipi di colonie bianche differenti. Ogni colonia si è originata a partire da un singolo microrganismo che si è moltiplicato per mitosi, di cui abbiamo parlato in un